Sono con noi David Boucher, direttore generale programmi Sky Cinema, Riccardo Leone, produttore di Sky Cinema, direttori Paolo Briguglia, Giorgio Bellotti, Maya Sanza, Sergio Pelone, produttore per Filmatacos, Carlo Macchitella, distributore per 01 Distribution. Forse per la prima volta è un film commissionato, non l'ho scelto io, è Rai Cinema che mi ha chiesto se volevo fare un film su Moro. Allora questa sfida mi ha progressivamente coinvolto, però io ho capito subito che rispetto a quella tragedia dovevo in qualche modo affermare un'infedeltà, perché così io non potevo fare diversamente. Diversamente da altre ricerche, sia storiche che anche filmiche, che appunto cercano di scaprire delle verità storiche, ma non è l'oggetto del mio film. La mia compagna, anche molto attrice, Francesca Cardelli, mi ha suggerito questo pezzo, questo disco di Pink Floyd. Mi sembrava che Pink Floyd fossero, sintetizzassero quel momento di ribellione, di disperazione, che era proprio di quegli anni. Ecco, la musica ha quella potenza evocatrice. Naturalmente devo anche ringraziare Riccardo Gianni, il compositore, che mi ha dato altri suggerimenti in merito. Assai spesso mi si è chiesto, ma perché la figura di tuo padre non c'è? Mi riferisco ai Pugni in Tasca, ad esempio, perché non c'è tuo padre, e anche in altri film. Sicuramente nell'elaborare la sceneggiatura e poi anche durante le riprese, la figura di Roberto Herzlka in qualche modo mi ricordava continuamente mio padre. Io ho perso mio padre quando ero adolescente, in qualche modo lo dimenticai, lo annullai, perché evidentemente era stata una catastrofe troppo grande e insopportabile. Mi sembrava che questo film, dedicato a lui, fosse importante. Anche per me è stata un'esperienza, direi proprio interiore. Ho sposato da subito, da quando ho letto la sceneggiatura, l'impronta che si è data al film, l'impronta che non ha nulla indagatorio né di politico, se vogliamo chiamarla romantica, però mi sembra che sia più che altro di atmosfera, di sentimento, di partecipazione e tutto sommato emotiva proprio a una tragedia personale.